Dunque, qui abbiamo con quelli di Stereonotte, che sono sempre io un po' i piloti, eccetera, un gruppo che io conosco da tempo, perché ci siamo conosciuti a Catania, un gruppo che non so come definire, perché come definireste la vostra musica? Beh, pop, direi. Pop e basta. Sì, sì. Pop. Non tecno-pop, anche perché di tecno c'è poco. Sono canzoni e basta, loro lo dicono un po', come dire, modestamente, un po' umilmente, in realtà fanno una musica molto fresca. Fanno musica etnica? Ecco. Non per il motivo che si nel riancia. Nel senso dell'Etna... Dell'Etna è il vulcano. Il vulcano. Infatti è fatto alle pendici dell'Etna. Dell'Etna. Comunque è un gruppo molto valido, fanno... Ecco, diciamo anche che non è proprio una scoperta, diciamo la verità, di quelli della notte, perché i De Novo hanno già un loro piccolo grande nome, se non parafrasassi una canzone di Baglioni, nel mondo del rock italiano. Sono arrivati secondi al Festival Rock di Bologna, che purtroppo è un festival che non c'è più. È una cosa che arricchisce loro. Io credo che si possa parlare, per quanto riguarda i De Novo, di nuova onda dell'agrumeto. Perché è una simpatica mistura tra l'astrazione, il distacco anglosassone, il calore, la passione polposa mediterranea. Io trovo che questi Stereonotte mi mettono sempre in grandi difficoltà, perché fanno delle accurate, delle cose così precise. Allora, diciamo anche che è colorata, frizzante e dissetante come una spremuta di agrumi. Hai capito? Noi, uno dei due va benissimo. Non dai una giacchetta. Non dai una giacchetta. Non dai una giacchetta. I De Novo, eccoli qua. Questa anima di gomma è la caricatura del disastro che c'è in me.
De Novo, via Quelli della Notte, benissimo.